Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e ragazzi, ai ragazzi, è iniziata la scuola. Lo so ragazzi miei, mi dispiace che è iniziata la scuola, quindi per tutti voi che siete in questo momento sul pullman, che siete in questo momento in viaggio sul treno, mi raccomando, dai ragazzi che ce la farete. Non abbiate paura. Oggi, ragazzi, parliamo un pochettino di quello che sta per arrivare e di quello che è stato trovato nei file di gioco di Fortnite. Siamo innanzitutto tutti in grande attesa per la quinta runa del cubo, ragazzi. Come vedete, alla mia sinistra, alla mia destra, sotto di me e da un'altra parte che ricordi Mingandalè, e dietro ci sono le quattro rune che il cubo ha lasciato e che abbiamo visto essere associabili a tutta la mitologia normanna, runica, che quindi comincerà ad avere effetto entro la fine di questa season. Che oramai ci siamo, ragazzi, eh! Oramai c'è mica da ridere, siamo arrivati quasi in fine season. Abbiamo visto, ragazzi, che il cubo sta per arrivare verso l'ultima parte del suo percorso, che è quella del Loot Lake, che noi abbiamo perso. Eccola, che è il Loot Lake, ragazzi. Abbiamo visto tantissime immagini in giro per il web, abbiamo sentito tanti youtuber più o meno famosi parlarne, insomma. E comunque, con le immagini di ieri, abbiamo visto che il cubo esploderà, ragazzi, rilascerà delle parti e comincerà tutta la parte oscura della Season 6 di Fortnite. Tra l'altro, ragazzi, parte oscura che va a riprendersi in un'ottima parte del nostro calendario, perché prenderemo Halloween, quindi ragazzi ci sarà veramente molto molto da divertirsi anche per quello che riguarda le nuove skin di Halloween, ma ne parleremo con calma. Ci sono state delle conferme da parte del Ninja, il nostro grande Ninja, e da parte di altri youtuber molto vicini ad Epic Games, che ci fanno, ragazzi, capire che Epic Games non... vabbè, ma dai, che ciula, che Epic Games, ragazzi, ha in serbo delle grandi grandi sorprese per noi nella season numero 6. Ma oggi, ragazzi, volevo farvi vedere un'immagine che mi hanno mandato il mio gruppo di leakers e aggiornarvi su quello che ci dovremo aspettare. Siete pronti? 3, 2, 1, Irgilgo! Guarda! Dai, sono sul pullman e fai vomitare, chiudere così. No, il codice ancora no, dai. Sì. Codici ancora sì, ragazzi, perché sono stati recuperati nei file di gioco. Voi state vedendo, sapete cosa vuol dire Northern Hill e Prickpear? Allora, ragazzi, hanno trovato nei file di gioco dei consumabili che si chiamano Fico d'India e la pera, quindi non sappiamo bene a che cosa servano. Potrebbero anche essere, ragazzi, dei consumabili che verranno inseriti nella parte oscura della mappa. Ve lo ricordate? Si creerà qua in centro un portale, ragazzi, perché esploderà il cubo. Dovrebbe essere il portale di accesso alla parte oscura della mappa, che ci potremo accedere solamente con i pezzi del cubo che verranno sparsi per tutto il Loot Lake e potranno essere utilizzati come i consumabili delle pietre salterine. Vi ricordo, ragazzi, che nella teoria che è stata detta, che mi sembra la più affidabile, se siamo nella parte oscura non possiamo vedere la gente che sta nella parte buona, viceversa, quelli che sono nella parte buona ovviamente non possono vedere quelli che sono nella parte oscura, quindi non ci si può sparare. Quindi, ragazzi, non lo so, la pera e il fico d'India, staremo a vedere che cacchio di ruolo avranno nel nostro Fortnite. Ma non è mica finita, non è che vi faccio vedere pere e fichi d'India senza farvi vedere altro. C'è dell'altro, ragazzi, c'è dell'altro. State pronti, state pronti. Sgral! Non so perché, ma ragazzi, è stato... Non è il palloncino quello che c'è tipo a magazzino, dove ci sono i nuovi negozi, dove ci sono le nuove strutture. È un palloncino che, secondo alcuni, potrebbe
potrebbe essere relativo ad un evento speciale. Non si hanno ancora informazioni, è stato inserito pochissime ore fa nei file di gioco, quindi tutti in grande hype per i palloncini, non sappiamo bene a che cosa si possa riferire. Si va avanti, ragazzi, si va avanti. Se il palloncino è il palloncino, attenzione, chiude, che minchia. Allora, ragazzi, ti faccio vedere bene. Non pensare che faccio vedere cose che poi non si capiscono. Questa ragazzi, voi non lo riuscite a leggere perché è scritto molto in piccolo, ma ragazzi, questa è la lava, quindi confermato questo vulcanozzo, ragazzi, potrebbe esserci il portale dentro al vulcano. Vulcano confermato, ragazzi, o meglio, io associo quello che mi viene, quello che leggo nella descrizione, che è lava blub, quindi le bolle della lava, in poche parole, ad un vulcano. Non è che associo la lava al fiume, nel senso, quindi potrebbe essere così. Con questa immagine, che sembra una cagata ma è importantissima, ragazzi, sembra che il vulcano sia confermato, sembra, ragazzi, che arriverà davvero al 100%, e lo vedremo solamente nel trailer della season numero 6. Mamma mia, ragazzi, il grande hype per il trailer. E non è ancora tutto, ancora due cose da farvi vedere, ragazzi. La prima ve la faccio vedere subito, attenzione, scrank! Queste, ragazzi, sono sprocked, sono due sottocartelle recuperate nella cartella principale Cosmetics, che sarebbe quella relativa alle skin dei backpack, dei personaggi, dei picconi, dei deltaplani. E ragazzi, sono state inserite due nuove skin, la skin Music Packs. Non sappiamo bene a cosa si riferisca, perché potrebbe essere background personalizzati, non si sa di che cosa, della lobby, non ne ho idea. Ma quella che ci interessa, ragazzi, è la sottocartella con scritto Pets, che vuol dire, in poche parole, animali. Pets vuol dire animali. Nei videogiochi il Pets è l'animale da viaggio, da compagnia, che si porta in giro. Non si capisce bene se nella Season 6 ci saranno gli animali da compagnia, che quindi di solito nei videogiochi danno dei bonus al personaggio, o se verranno implementati semplicemente gli animali. Perché, ragazzi, ne avevamo già parlato all'inizio della Season 5 di questa season, sembra che ci saranno i nuovi animali su Fortnite, e dicevano che c'erano i maiali, le pecore, le mucche. Questi erano file che erano stati trovati, poi probabilmente hanno abbandonato un pochettino il progetto, ma adesso ritorna la cartella, ragazzi, degli animali, dei pets. Quindi, boh, vedremo di capirne un po' di più. Sarebbe veramente una grande figata se si potessero inserire addirittura degli animali domestici da compagnia su Fortnite. Secondo me, se devo essere sincero, mi puzza un po' la cosa, mi puzza veramente un po'. Intanto finalmente troviamo la mappa, quella che vi avevo fatto il video un po' di giorni fa, ragazzi. Porca vacca, non l'ho ancora vista, che figata, che fa vedere praticamente la storia di Magazzino Muffito, no? Quando è caduta la meteora, quello che è successo dalla meteora, il cratere che si è formato con il campo base dei militari, e poi ovviamente la capsula che si apre con dentro il nostro caro Bon spacca tutto. Che figata, ragazzi. Allora vi dico una cosa, visto che siamo arrivati in chiusura, il video che avevo in mente di continuare ve lo propongo domani, perché sono stati trovati degli altri file di gioco interessantissimi riguardanti le armi, non dico più niente. Io vi ringrazio tantissimo, ragazzi, per aver guardato questo video. Vi ricordo che le live sono iniziate con l'orario invernale, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 14 alle 20:30 giocheremo a Fortnite, a Clash Royale e di nuovo a Fortnite. Vi mando un abbraccio, iscrivetevi al canale, noi ci vediamo in live. Ciao!